serrato da stare senza fiato. Ma che prima vita, tutta una sorpresa, attore, spettatore, tra gioia e dolore, tra il buio e il colore. Aiutato a queste gambe che mi hanno portato, grazie alla voce che canta i miei pensieri, al cuore capace di nuovi desideri, grazie alle emozioni, a tutte le emozioni. L'arte insieme alla poesia, alla musica, insieme al teatro, insieme alla cultura in generale sarà tutto quello che ci salverà forse. Che salverà la civiltà occidentale, salverà dal declino dei valori, dall'usura dell'architettura, l'usura delle nostre città, la cultura, la poesia, la bellezza, il culto della bellezza. C'è una cosa che diceva, che la Yosener, la scrittrice, faceva dire ad Adriano, l'imperatore, bellissima secondo me, che è diventata un po' un mio piccolo punto fermo. Dice Adriano, l'imperatore, che lui si sente responsabile della bellezza del mondo. Quindi anche lui, insieme a tutti gli altri, è responsabile o della bruttura del mondo o della bellezza del mondo. Questo per me è bellissimo, vuol dire che anche i nostri gesti più piccoli, quotidiani, servono per abbruttire, prima di, oppure per abbellire la vita, il mondo. I nomadi, e anche io, non siamo mai caduti in atteggiamenti divistici, in stranezze gratuite, roba del genere. Abbiamo continuato a fare questo nostro lavoro in maniera di buon artigianato, direi. E questo è per me una ottima garanzia, un'ottima presentazione. Cioè, siamo rimasti gli stessi attraverso tutti questi anni, capisci? Continuando a fare il nostro discorso, continuando a dire le cose che volevamo dire, senza correre dietro alle mode, senza avere paure inutili, forse con buona onestà e, ripeto, con buon artigianato.